Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Quel Taleale, eccoci qui di nuovo con Monster Hunter World, eccoci con il nostro Manolo, il nostro Poldino. Allora, riprendiamo direttamente da dove ci siamo lasciati, anche in questo caso sto registrando di seguito all'altro episodio praticamente, sto infognando un pochino, mi sto infognando un pochino. Vado un attimo nella cassa degli oggetti per organizzare appunto i nostri oggetti, perché vorrei lasciare un po' di robe. La barra della resistenza. Allora, questo qui l'acqua è un uso limitato. Vabbè, questo magari lo lasciamo, tanto abbiamo l'altra che può essere utilizzata. Lascerei anche questo. Carne bruciata. Beh, non saprei, magari la lasciamo al momento. Dai, almeno questa bruciata. Anche questo lasciamo. E io lascerei anche tutto. Dove sto con la freccina? Scusate. No. Allora, lasciamo un po' di tutto. Mega pozione ce la portiamo. Ok. Sì, facciamo un attimo di pulizia, tra virgolette. Insetto dolcetto. Vabbè, questi se li lascio nella cassa, penso che possa comunque fare un po' di tutto, nel senso se andiamo a fare altre robe, tipo in creazioni. Qua comunque le possiamo fare. Le pozioni ci serve dell'erba. Noi quanta erba abbiamo? 8, però comunque le pozioni noi ce l'abbiamo in realtà nel nostro. Possiamo portarcene al massimo 10, quindi può anche andar bene. Mega pozioni ne abbiamo un'altra però, che all'atto pratico mi porterei anche. Ok. Sposta. Questa la vado a mettere qua. Beh, non so se poi risulterà più ordinato o meno, però almeno un'ordinatina ce la do. Anche se c'è l'ordine predefinito, come vedete. Comunque, direi di andare un attimo a vedere un po' di cose che possiamo fare. Allora, qui abbiamo completato. Dobbiamo andare a parlare con il comandante. Dobbiamo però andare anche alla mensa a riprenderci la nostra carne. Prima però andiamo a parlare dal comandante, perché comunque penso che se dobbiamo andare a fare qualche missione, alla fine dobbiamo comunque riandare lì alla mensa. Vediamo che ci dice il Complimenti. comandante. Ottimo, l'accampamento è stato allestito. Sapevo che ce l'avresti fatta. Finalmente siamo pronti. Molto bene, cacciatore. Comincia la caccia ai Pukei Pukei. Una volta sconfitto il bersaglio, gli eruditi potranno esaminare da vicino le tracce raccolte. Non ripeterò mai abbastanza che la vittoria sul Pukei Pukei è vitale per la commissione. Potrebbe essere la svolta che aspettiamo da Solo noi tempo. possiamo Buona farcela. fortuna e occhi aperti. C'è una missione Ok. urgente per la quinta, collega. Ti Sì, aspetto il prima lo possibile. so, lo so. Momento, perché in realtà possiamo andare a parlare. Ah, le nostre strade si dividono, va bene. Con il tipo qui, perché avevamo completato anche altre cose, nel senso avevamo portato anche altre robe, o sbaglio, laboratorio Allora. biologico. Ritieni che i draghi anziani siano simili a noi? A volte mi domando se non siano più simili a delle piante o se preferisci a dei grossi alberi. Come? Pensavi di poter dire la tua? Ma per favore, ho troppo lavoro da fare e poco tempo per le chiacchiere. Beh, cosa c'è? Ok, la guida dei mostri è stata aggiornata. E guida ai mostri, se poi vogliamo dare un'occhiatina a questo qui. Cosa che possa essere utile a fargli cadere gli oggetti sulle zampe. Può anche spaventarlo attirandolo verso uno dei suoi nemici naturali. Ok, questo cos'è? Ah, una persona seduta. Ok, mi scusi, buon uomo. Allora, tornando a noi, andiamo verso la mensa. Che dobbiamo fare per forza questa scarpinata qui sopra. Vabbè, ci può stare, ci può stare. Onestamente non so se migliorare qualcosina. Andiamo un attimo alla forgia. Io ogni tanto un'occhiata ce la do, ragazzi, per vedere se magari abbiamo sbloccato qualcosa di particolare. Anziana esploratrice della prima è una stella splendente, un concentrato di energia. Io non riuscirei mai a vivere come lei.
Allora, cosa vogliamo forgiare questa volta? In realtà noi abbiamo trovato, come detto, per le armature un sacco di pezzi di questo qua. Ma non ce li dà neanche, quindi... poi scopriremo perché ancora non li abbiamo scoperti questi. Però nel frattempo questo di Kulu, che è detto così, suona malissimo. C'è la difesa da ghiaccio. Ne servono due, noi giusto due ne abbiamo. Mentre per quanto riguarda le altre, allora, le cose di ossa ce l'abbiamo. Quindi volendo si potrebbe anche iniziare a creare un po' di roba del genere, perché tutto sommato... Cioè questa sarebbe... sicuramente migliore di quella che abbiamo adesso, che ci protegge 2 rispetto a questa che ci protegge ben 6. Quella possiamo migliorarla, però. Questa anche 6. E cambia difesa tuono e drago. Questa difesa acqua e fuoco. Con questo però usiamo la pelle di Jagras, che ne abbiamo 3, quindi non riusciamo a farla completa. Questa invece sì, osso. Piccolo, 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 piccolo. E osso antico. Questo riusciamo a farlo tutto. Che dite? Ci proviamo? Ma sì, dai, tanto. Conferma. Ok. Dai, tanto pian piano penso che possiamo crearle un po' di robe. Non credo ci sia troppo. Ok. Il capoccione è fatto. Equipaggio adesso? Sì. Mamma mia. Andiamo anche con questo. Vabbè, dai, skippiamo. Skippiamo? No, non skippiamo perché non possiamo skippare. Come detto, vi rendo sempre partecipi delle nostre ricerche e dei nostri sviluppi. Equipaggio adesso. Questo c'ha bonus attacco. Questo bonus battitore. Vai, vabbè, ci facciamo la serie completa. Mi raccomando, ragazzi, vi ricordo sempre di lasciare un like e condividere il video per supportare la serie, la mega seriona, se vi garba o meno. Spero di sì, spero di sì. Vai anche con questo. Stiamo usando un po' di ossa, dai, ci può stare. A quel punto ci starebbe anche l'arma di osso, però... Ma che è una gonna? Ma siamo sicuri di questa cosa? Ah no, ok, più corno. Sembrava più lunga. Ah cazzo, non abbiamo l'osso antico. Maledizione, ci manca un osso antico. Lo abbiamo usato per questo. Ma ne avevamo di più? Non ne avevamo 3? Ah, questo 2. Ci stava l'inculata. Va bene, vabbè, tutto sommato abbiamo aumentato un po' la nostra salute generale, quindi questa cosa ci sta. Se vogliamo ad esempio migliorare la nostra corazzina. Ah, è dall'altra pagina, scusate. Allora, livello 1 difesa fisica. Che te serve tipo per aumentare il capoccione? Sfera armatura. Che ce lo porta a 2, 4, 6 ogni 2. No, queste me le tengo. Le sfere armature, c'ho paura di sprecarle, tra virgolette. Mentre nella forgia, armi. Questo che continuiamo ad utilizzare, il falcione da panico. No, ce l'abbiamo, però. Devo vedere un attimo. Me lo fai vedere? No, vabbè. 279 è quello di osso. Che tutto sommato. Questo però fa danno da taglio. Diagramma qua. Aspetta, se facciamo quello d'osso noi possiamo fare questa cosa? No, perché ce la segna così? Non lo so. Aspetta, andiamo sul miglioramento allora, che lo vediamo prima. Tipo questo, ci manca qualcosa che non sappiamo che razza di materiale è quello. Questo invece lo sappiamo. Aumenta bonus chinsetto velocità. Questo attributo veleno, ma non sappiamo assolutamente cosa ci serve. Dobbiamo beccare altri animali. Per il momento quindi mi sa che tocca andare così, ragazzi. Tocca andare attrezzati in questo modo. Forgia del compagno, equipaggiamento base. Non so se effettivamente abbiamo trovato qualcosa in più.
Affinità 10% rispetto a quelli che hanno lo 0%, però. Quindi evidentemente questo gli è garba. ...3-5... è una scaglia di quello che è abbastanza raro, quindi facciamo che stiamo tranquilli così. Dai, ci siamo attrezzati un pochino, eh. Siamo molto Horizon Zero Dawn in questo. Ingegnere aeronavale. Qua c'è da spippolare come dei caimani, ma siccome abbiamo ancora tante cose da fare. Poi andiamo direttamente a parlare con il tipo. Prima però attrezziamo la missione così mentre carica la mappa. D'accordo, collega, è tempo di dare una lezione a quel Pukei Pukei. E quando lo avremo sconfitto, gli eruditi potranno finalmente esaminare quei resti e scoprire se appartengono allo Zora Magdaros. Ma seriamente, a quale altro mostro potrebbero appartenere? Non sarò un erudita, ma un ammasso di lava incandescente, su via. Che vuoi, mi dai ste robe? Che ne so, io me le prendo. Sti cazzi. Nuova missione, non ci uniamo a una sessione online, anche se sarebbe utile. Quindi, tra gli incarichi, come detto, abbiamo queste facoltative che abbiamo completato. Abbiamo degli eventi che... Gran gioco caccia 2 Gran Jagras. E questo lo faremo magari eventualmente in altre situazioni urgente. Qua la vedo un po' male, qua la vedo un po' male. Non vedo di buon occhio gli strani resti del suo... Non ci resta che eliminarlo. Ci proviamo? Ci proviamo? Ma sì... Accampamento 1, accampamento 11. Dove sta? Che cazzo ne so dove sta? Scusate. Accampamento 11? Secondo me sta più vicino là. Proviamo accampamento 11, sì. Possiamo usare dei buoni eventualmente, se vogliamo usarli, credo. Io nel frattempo, come detto, vado con il nostro Manolo alla mensa. Riscatta buono pasto, cottura al forno. Mi posso recuperare la mia carne? O me la... Ah no, me l'ha data penso la signorina direttamente. Ecco che cos'era quella, ok. Riscatto un buono per un pasto speciale. Il buono sarà valido anche per gli altri cacciatori. Ne abbiamo uno di buono pasto. Mentre se io vado così... Ma io di buono pasto, scusate, non ce n'avevo due a sto punto? No? Vabbè. Ingredienti. In questo caso la carne... Ce la mettiamo noi? Perché ce la segna così? Aumenta l'attacco. Aumentiamo l'attacco. Ma sì, dai, attrezziamoci un pochino per quest'altra missione. Olè. Certo, dei mici che cucinano è un po' particolare come cosa. Noi che ci sfondiamo di cibo. Guarda là. Tra l'altro sto caschetto non deve essere comodissimo, però va bene, dai. Ok, dai, siamo pronti per andare in missione. Partire per la missione? Yes, yes. Continuo ad utilizzare ancora un po' quest'arma perché mi sta dando delle soddisfazioni. Poi magari in qualche episodio extra o qualche live mi metto un pochino a provare altre armi, tanto per vedere un pochino. Al momento ci siamo fatti questa nuova armatura che ci dà un po' più di protezione e non è male come cosa, perché prima quella che avevamo era veramente imbarazzante, cioè dal punto di vista della protezione che ci dava. Quindi tempo limite 50 minuti, ma spero che facciamo un po' prima. Accampamento 11. Avremo maggiori probabilità di incontrare nel cuore della foresta dove si inoltra tua nonna. Qua come stiamo messi? Oh, meno male, abbiamo una pulizia maggiore qui, dai. Ok, allora, nel centro della foresta. Quindi Pukei Pukei. Andiamo a cercare sto Pukei, va. Voi siete pronti? Ehi, collega. La commissione vuole indagine sui residui nella zona magra. I cercatori non saranno al sicuro finché non terranno Pukei Pukei. Coraggio. Ok, vabbè, vabbè. Te cazzo. Vado da qua? No, secondo me no. Oddio, non lo so onestamente. Dobbiamo, penso, cercare delle tracce. Andiamo a cercare tracce, va. Si attacca qua?
secondo me no. Cioè, qua sì, forse. Oppela. Ma posso... Scusa, mi prendo il fungo paralizzante. Ciao, maialino. Ma posso... Scusa, lo so, mi spiace, ma... Aspetta, mo se si incazza... Ci ammazza pure il maiale qua. Ci abbiamo fatta? Grande maialo. Mosswine. Un po' di ciccia ce la dà? No. È coperta di muschio, attenzione. Vabbè. Comunque, tornando a noi, siamo in questa zona. Ora dobbiamo cercare di... Vabbè, seguiamo un po' pure ste... queste cose guida, magari. Ci daranno una mano, non mi dite che ci riperdiamo un'altra volta perché mi fate incazzare, eh. Aspettate che mentre c'è questo che ci sta cercando di spaccare il culo, io ho trovato un po' di info, tra cui anche il... Aspetta, questo... se ne è scappato un attimo, poi appena posso me lo segno. Abbiate pazienza. Allora, un momento. Dove è andato? Dai che l'ho visto sulla... Cioè, me lo sta segnando sulla mappa. È quello qui davanti, più o meno. Ok, facciamo così. Eh sì, perché c'è sempre quest'altro Langianat. Vabbè, abbiate pazienza per le pronunce. Che è quello incazzosissimo, invece. Al quale è meglio non avvicinarsi, ma proprio manco lontanamente. Allora, mi rimetto un po' di salute. Mi preparo anche con l'arma. Mostro l'abbiamo localizzato. Ci abbiamo anche queste impronte che io un pochino approfitterei per segnare. Perché sono comunque punti che a noi ci servono. Però questa cosa ci fa perdere un sacco di tempo. Perché quello continua ad andarsene? Invece no, eccolo qua. Ok, aspetta che mi sono rincoglionito da solo. Mi sa... Aia. No, devi attaccare. Maledizione. Non ci facciamo infinocchiare, eh. Qua dobbiamo... Questo è tosto, mi sa. Questo è veramente tosto. Vai che se riusciamo a salticchiare come se... No, però non scappare, per favore. Preferisco quei mostri che non ti danno tregua. Ok. Fagli male. Occhio. Vai di prepotenza, vai così. Anche stiamo facendo un granché di danno, ma... Aia. Non so dove sto, ma... Olè. Aspetta che riusciamo... No, cazzo, è arrivato anche quell'altro che però potrebbe attaccarlo e darci una mano. Rimani attaccato, rimani attaccato. No, ma cazzo, perché sono andato... Aspetta. Ma abbiamo cacciato la corda o sbaglio? Cioè ha cacciato il rampino e si è riagganciato. Ora onestamente non so come sia potuto succedere. Sta succedendo un macello qua. Sta succedendo veramente un macello. Mi ho raccolto delle piume di Pukè Pukè. Ma dove cazzo stiamo? Scusa. Perché è scappato in quel modo? Tra parentesi. Sì, c'era anche l'altro che voleva fargli del male. Però aspettate che io nel frattempo... Sta combattendo contro qualche bestia, secondo me. No, questa no, siamo questa. Ok, fatemi capire un attimo.
Vediamo. Oh merda. No, sembra che qualcuno lo stesse attaccando. Comunque, tornando a noi, riavviciniamoci. Sta qua in zona. Se lo attaccano, aspetta un attimo. Ai. Sì, ce l'ho. Figlio di puttana. No. Vai così, rimbalza come se non ci fosse domani. Aspetta, vieni qua. Maledetto. Comunque, merda, aspetta che questo mo ci salta addosso, sicuro. Aspetta, dove sto? Quest'arma mi piace però, perché mi dà questa possibilità di spiccionare come se non ci fosse domani. Via, aia, no, ho fatto la stronzata io. Non ho capito effettivamente come ha cacciato il rampino prima, però va bene. Aia. Salto un po' troppo. Aspetta. Guarda. E qua. Vedi se sta mangiando questo figlio di puttana. Mamma mia. Aspetta che stiamo rimbalzando alla grande. Cazzo. Eravamo partiti alla grandissima. Però se adesso riusciamo a continuare a colpire così, sarebbe il top, eh? No, guarda sti figli di puttana. Lo so, devo aggiustare la spada, ma non è il momento. No. Aspetta. Voglio cercare di capire se riesco ad aggrapparmi io, se posso deciderlo io quando fare sta cosa o no. Penso proprio di no. Poi aggiustiamo anche la spada, don't worry. Ma che cazzo c'è il Poldino? Ma che sta a fare la spesa? C'è il carrello della spesa il nostro Poldino. Ma scusa. Parte rotta. Le abbiamo staccato la coda. Ma lo stiamo lanciando sto bagarozzo? Aia. E io la coda tipo la posso raccogliere? No. Che cazzo stiamo facendo? Questo? Cazzo. Facciamo ste stronzate che poi dovevo... Andiamo un attimo. Ok. Vai, così. Aia, ci ha sordito male. Mi sa che ci sta rintrona male. Abbiamo preso però delle piume, eh. Non so perché Poldino sia... Dove cazzo va, maledetto? La coda non... Vabbè. Cerchiamo di recuperarlo. C'è da dire però che comunque... Non è che gli abbiamo fatto così tanto male, perché... Nel senso, avete visto... Aia, c'è quell'altro che sta venendo qua. Dovrei passare in realtà dall'altro lato probabilmente. Però fatemi capire se riesco anche a passare da qua. No. Cazzius. Vabbè, queste cose io le studio comunque, che ci servono.
E adesso andiamo a ribeccarlo, ok. Ho fatto il giro un po' lungo, però era per evitare. Ci siamo arrivati almeno? Ci andiamo giusti? Dovrebbe stare qua. Che cazzo è? Chi è questo? Chi trova un amico? Miau scenario minatore. Ma in che senso? Ah, viene con noi? Ok. Sì, ma il mostro non doveva stare qua, scusate. Sta di qua? Dove cazzo sta? È qua sta. Dove mi vuol far andare se quello sta qua? Ah, forse saliamo qua. Aspetta, aspetta. No, non so che cazzo di strada mi stia facendo fare, ma... può darsi che sta qua sopra. Io qua già c'ero venuto a prendere delle ossa. Però no, non... l'atto pratico non sta qua. Comunque... Miaorcenario minatore, quindi appunto un mercenario che ci aiuta evidentemente. Ho 31 minuti, ma... non è questione di minuti, è questione di... vedere... vabbè, io seguo questo, dai. Tanto abbiamo messo il segnalino, quindi per forza da lui ci deve portare. Non è che... ci fanno da cazzo di cane, presumo. Magari ci fa il giro lungo, ma sempre là deve tornare, no? Questo lo segniamo, che comunque... su punti. E vediamo se effettivamente ci porta dalla bestiolina. Peccato che adesso presumo si sia riposato abbastanza. Ancora più su? Maledetto. Ma adesso il minatore mercenario ce la dà una mano. Eccolo qua, il figlio di Troia. Aspetta che voglio lanciare. Cazzo, mi è stonato male. Vieni qua. Non scappare. Cazzo. No, via. Vai, vai così. Colpisci. Aspetta, rimani attaccato. Ok. Poi quando vediamo che diventa... no. Ho capito, ma è molto randomica sta cosa, quindi io ci riprovo, ma... cazzo. No. Mannaggia la puttana. Sali qua. Vabbè, aspetta pure. Ma è sceso pure lui o... no. Maledizione. Combattere in queste zone non è propriamente il top. Occhio. Perché si rischia di cadere molto, ma molto facilmente. No! E di nuovo, tua madre è un po' baldracca allora, Fate pazienza se sto un attimo in silenzio in queste fasi, ma è abbastanza... cazzo. Vieni qua. Vi lancio delle robe in amicizia. Dove è andato? Questo figlio di troia. Ma scende?
Dove sta andando? Si è dato, mi sa. Maledetto, aia. Fatemi capire se lo ribecchiamo. Mazza, se è complicata sta caccia, eh. E siamo solo all'inizio. Non oso immaginare quando andremo nelle... ci troveremo nelle fasi avanzate. Ci darà un macello. Allora, aspetta. Un po' di prepotenza. No, che cazzo è questo? Togli dai coglioni. Scusa, Poldito, ho preso io, lo so. Allora, se questo ci dà una mano... no, non ci dà una mano sto cazzo. Questo a lui va, va di lusso, perché sto a noi becca. Però abbiamo rotto qualcosa della... no, perché? Che cosa stiamo facendo? Perché ci eravamo agganciati all'altro? Vieni qua. Dai che sta. Cazzo. Guarda quel figlio di puttana. Come scappa. Perché adesso l'abbiamo ferito, quindi... dove cazzo va? È una parola. Aspetta che... questo ce lo prendiamo. Questo ci sarebbe servito per fare dei danni. Allora, dove minchia è andato a finire? Là sopra? Aspetta che questa... spostiamoci, no? No, non l'ha beccato. Ma vaffanculo. Sì, ma non mi fa sopra e sotto. Che cazzo, scendi da là, mannaggia la troia. Succede un macello, sta succedendo. Molto confusionaria alcune fasi, ma... dai, vai. Maledizione. Sto figlio di troia. Ma ci ha atterrato? Mi sa di sì. Non vedevo niente. Vieni qua. Cazzo. Dove sta? Vai, vai Boldino, attaccate tutti qua, cerchiamo di fare una cosa coordinata. Non lo so, sta succedendo un macello. Aia. Questa è la tua occasione. Presto, prima che ti scopra di nuovo. Ma presto prima che ti scopra, ma ce l'abbiamo di fronte, perché c'è? Cazzo, no. Cura. Cura, prenditi. Cazzo. Ok. Lasci sua però. Cazzo di casino. Ci vuole per stordire sto rincoglione. Naturalmente se lo prendiamo in faccia è tutta un'altra cosa. Ma lui ci avvelena, questo fottuto figlio di puttana, se gli andiamo in faccia. Aspettate, perché stiamo rischiando un po' troppo. Maledetto figlio di
Che non gli faccio neanche un cazzo. Prendi in faccia, prendi in faccia. Fagli male un attimo. No, eh. Queste sono battaglie infinite. Dove cazzo sta andando? Aspetta che qua ci tocca fare una bella scarpinata. Anche qui mi sa che c'è un bel videozzo lungo. Occhio che qua ci sta incrociando un altro bestione che se ci becca ci devasta. Andiamo un attimo. Dove cazzo andiamo a finire? No. Facciamo queste cose tutte avvelenate perché mi sa che ci dobbiamo procurare per le prossime cacce un sacco di antidoti. Ma proprio tanti. L'abbiamo fatta? Grande. Fammi recuperare irrecuperabile. Ok, ok, è stata abbastanza tosta, eh. Ma perché poi questi scappano? Per questo è un gioco che secondo me in cooperativa è più adatto, cioè è pensato effettivamente per spaccare dei culi in cooperativa. Però vabbè, per il momento noi andiamo così, poi vediamo un attimo che ci esce. Abbiamo raccattato un bel po' di cose, ma tipo sto mio orcenario minatore che fa? Viene con noi? Secondo me rimane qua. Cioè se lo becchiamo, vedete chi trova un nemico, trova un tesoro. Se lo becchiamo in giro va bene, se no. Comunque, comunque, grande Manolo, grande Manolo. Anche Poldino, non so all'atto pratico Poldino quanto ci stia dando una mano, però penso un pochino di sì, penso un pochino di sì. Questo è stato un... gli abbiamo dato una mazza e salsiccia a Poldino. Allora, ricompense della missione. Prendi tutto, poi le lasciamo alla cassa. Tutto alla cassa. Ok. Oggetti raccolti. A posto. Ci ha dato anche un bel po' di moneta, punti ricerca, grado cacciatore 3. Livello di ricerca di quello l'abbiamo una stellina. Quella, fai rapporto al laboratorio biologico. Fai rapporto al laboratorio biologico. Consegna Vigor Vespa. Efficacia aumentata. Gavettone Vigor. Ok, aspetta che... Medaglia ricevuta per aver completato l'incarico. E due relative alla storia. Ok. Va bene. Possiamo tornare in città. Abbiamo un bel po' di punti ricerca o punti cucina che possiamo utilizzare. E vorrei iniziare ad attrezzarmi anche per... cioè, se le armi ci riuscissimo ad attrezzare anche con queste un po' più... che fanno più danno, perché mi sa che facciamo un po' poco di danno. Una strana sensation che... cioè, comunque, il danno dell'arma, ok, però all'atto pratico non mi sembra molto prepotente. Comunque, hai svolto un eccellente lavoro con quel Pukei Pukei. Sapevo di aver affidato l'incarico alla persona giusta, grazie. Solo perché tu lo sappia, le ricerche sullo Zora Magdaros procedono a gonfie vele, ma restano ancora dei dubbi da sciogliere. Ho bisogno che la Quinta protegga gli eruditi impegnati nelle indagini. Voglio affidarti la responsabilità delle guglie selvagge. La missione avrà inizio quando arriverai sul posto. Va bene, va bene. Tempo di indagare sul drago anziano. Assicurati che tutti conoscano i propri compiti. Ok, allora ora dobbiamo proteggere gli eruditi. Incontriamoci alle guglie selvagge. Lo faremo in un'altra occasione. Accetta l'incarico, la missione ideale. Perché? Perché a questo punto direi di salutarci qui con questo episodio di Monster Hunter World. Mi raccomando come sempre, like e condivisioni, supportate questa mega seriona, seguitemi su tutti i social che trovate in descrizione, Instagram, Facebook, Twitch, secondo canale, eccetera eccetera. E noi ci vediamo con il prossimo appuntamento con il nostro Manolo e Poldino, e alla prossima. Saluto a tutti da quel Taleale.